Grazie, grazie, grazie a tutti. Prima di iniziare mi corre d'obbligo ovviamente fare alcuni ringraziamenti perché non saremmo qui senza questa collaborazione che già l'ispettore ha evidenziato. Quindi ringrazio il Castello di Parrano per l'ospitalità che ci ha dato per questa giornata, il sindaco con il quale abbiamo da sempre avuto ottimi rapporti e relazioni, la Soprintendenza Archeologica e il funzionario Luca Pulcelli. Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto perché ha dato quello che serve, perché altrimenti non si può fare nulla senza una disponibilità economica che possa sostenere le nostre iniziative. Gli speleologi, gli archeologi che sono qui oggi con noi, è stata un'equipe molto numerosa e funzionale e chiaramente anche tutti voi che questa mattina siete qua con noi per raccontarvi questa scoperta che è avvenuta un anno e mezzo fa, e vedremo adesso quali sono stati, diciamo, i presupposti per arrivare a questa scoperta, appunto. Possiamo iniziare? Bisogna spiegare, grazie a lui. Perché la speleologia è fatta di attente ricognizioni sul territorio e soprattutto nel caso del Fosso Riabbagno. Noi abbiamo iniziato da, come diceva anche l'ispettore, dalla parte che è conosciuta, la più visibile, che conoscete tutti, che appunto sono le tane del diavolo. La situazione, dal punto di vista speleologico e catastale di queste cavità è abbastanza, complessa, ma soprattutto ci siamo da subito resi conto che aveva bisogno di una rivisitazione. Soprattutto alla luce dei nuovi strumenti che utilizziamo oggi per il rilievo in grotta, utilizzando appunto dei sistemi innovativi tipo LIDAR, tipo l'asse scan. E quindi abbiamo iniziato a frequentare il Riobagno e abbiamo continuato un'operazione di ricerca sul campo, dalla quale che cosa abbiamo evidenziato? Una cosa abbastanza strana. La distanza tra le due rive è molto poca. Quindi, diciamo, dal punto di vista stratigrafico, parliamo di una zona omogenea. Sulla riva destra erano accatastate tra le 10 e le 13 cavità, sulla riva sinistra ne conoscevamo solamente 2 o 3. Questa diversità ci ha subito spinto a capire che forse l'area più interessante da indagare era proprio quella della riva sinistra, e quindi abbiamo iniziato proprio a tornare sulla riva sinistra, dove la prima evidenza che abbiamo riscontrato è una diciamo cavità già conosciuta, che era la 15 UTR. Ringrazio da subito Paola Biancalana perché è stata la persona che non solo ci ha accompagnato per mano nella visitazione di tutta, diciamo, l'area, ma soprattutto perché proprio grazie a lei è arrivata una indicazione di una buca, di una, diciamo, cavità probabilmente nuova, sulla quale poi siamo appunto tornati. Nel mese di novembre 2022 siamo quindi andati a vedere questa 15 UTR per capire di cosa stavamo parlando. La ricognizione è stata fatta abbastanza velocemente. Siamo arrivati nella 15 UTR, abbiamo esplorato la parte iniziale, rivisitato, diciamo, più esplorato. Siamo scesi nella parte più bassa, risaliti da questa situazione. Mentre scendevamo lungo il sentiero, avevamo visto da una parte una piccola buca. Sapete, lo speleologo, quando vede una situazione del genere, mette in allerta tutte le sue conoscenze, soprattutto le conoscenze pregresse, no? È fatta di, diciamo così, di sensazioni. Ci siamo subito resi conto che forse valeva la pena di capire meglio di cosa si trattasse. Quindi, cosa abbiamo fatto? Usciti dalla 15 UTR, nello stesso giorno ci siamo avvicinati a questo foro e abbiamo iniziato a allargarlo. L'abbiamo allargato abbastanza per poter far scivolare dentro
Augusto Gilocchi, che è qui con noi, uno del gruppo di Todi, che è un fessurista incredibile, è scivolato dentro, è entrato e chiaramente che cosa si fa? Dai, dici qualcosa, che cosa c'è? E le risposte sono state di un entusiasmo incredibile, per cui abbiamo già da subito capito, poi lo vedrete meglio quando Federico Spiganti vi spiegherà, vi illustrerà, diciamo, la topografia della grotta, perché appena si entra ci si trova in un ambiente molto, molto grande. Abbiamo iniziato a capire quali fossero, diciamo così, la situazione diciamo, da mettere in sicurezza. Quando si trova, la prima cosa che dobbiamo fare è capire i rischi, quindi si fanno delle pulizie, si fa tutto quello che è necessario e indispensabile, perché senza la sicurezza non diventa che possa portare a dei risultati ottimali. Quindi, dopo varie uscite che sono servite a mettere in sicurezza tutta la parte iniziale, siamo tornati. E in diverse, diciamo così, uscite siamo riusciti dopo aver localizzato ovviamente la posizione della nuova grotta, perché appunto è una nuova grotta, come diceva l'ispettore Pulcinelli. La cosa che abbiamo capito subito è che ci troviamo davanti a un contesto completamente nuovo, intatto, e che dal punto di vista archeologico era una situazione estremamente interessante, perché non aveva subito nel corso degli anni, come ovviamente sapete, invece racconta la storia delle tane del diavolo, una frequentazione, no, di diverse generazioni di archeologi, speleologi e visitatori vari. Siamo tornati a capire meglio che cosa era questa cavità, perché all'inizio è stata percorsa una parte che era la più semplice, la più intuitiva, cioè queste grandi gallerie che vanno in un'unica direzione. Nelle volte successive, invece, abbiamo approfondito la conoscenza dei rami laterali. È proprio su questi rami laterali che abbiamo trovato e individuato non solo delle gallerie molto concrezionate, e quindi dal punto di vista anche degli speleotemi interessanti, ma soprattutto, continuando nell'esplorazione, ci siamo trovati a osservare in maniera, diciamo così, estremamente palese che c'erano dei materiali che andavano sicuramente conservati, e l'attenzione a quel punto è diventata non più rivolta alla sicurezza, ma è rivolta invece all'attenzione sui materiali che trovavamo. Una cosa abbastanza evidente, lo dico per esperienza personale, che non capita sempre di entrare in una grotta nuova e camminando trovare dei frammenti di vasi, ossa, lungo il cammino, per cui lì ci siamo un po' fermati e avevamo già avvisato sia il sindaco sia la sovrintendenza archeologica di questa situazione, e lì, diciamo, la nostra esplorazione è cambiata perché la priorità era quella di salvaguardare i materiali che erano oramai all'interno di questo scrigno. Quindi, continuando nell'esplorazione, ma fatta in una maniera, appunto, come dicevo, sistematica e sicura, siamo andati a vedere tutte le parti che normalmente durante le prime uscite venivano, diciamo così, tralasciate. Quindi la grotta ha ancora, lo vedrete poi, una potenzialità enorme dal punto di vista speleologico, perché noi al momento abbiamo solamente esplorato una parte, poi ci sono diversi piani. Abbiamo già sceso alcuni pozzi all'interno della grotta, ma c'è addirittura da risalire dei cammini, perché nella spazialità di questa grotta c'è ancora molto, diciamo così, da cercare e da esplorare. Cosa abbastanza strana è stato che proprio nel corso di una di queste verifiche, Francesco Livia Bella, uno dei nostri soci, è riuscito a forzare una strettoia, e forzando questa strettoia poi è uscito da un'altra parte della montagna. Quindi la grotta al momento attuale ha un ingresso, che è quello che abbiamo noi ricostruito, e poi ha un'altra uscita molto distante, per cui a quel punto
La fava a destra è uno dei pozzi, del pozzo d'ingresso alla seconda entrata. Abbiamo capito che tutta anche la circolazione d'aria e soprattutto la presenza di questa nutritissima colonia di pipistrelli, della quale noi non capivamo dove, come passassero, entrassero, eccetera, eccetera, abbiamo chiarito e ci è diventato più chiaro tutto il sistema all'interno della grotta, sia per la circolazione dell'aria, sia per la presenza di questa colonia di pipistrelli. La grotta, come dicevo, è molto bella, concrezionatissima. Anche qui, quando ci troviamo di fronte a queste cose così immacolate, ci viene anche, non dico paura, ma il dubbio se passare, se sporcarle con il fango, se appoggiare una mano su una situazione del genere. E poi la frequentazione purtroppo consiste in questo. Quindi, ad esempio, quella parte a destra che sono delle vaschette, ci siamo addirittura tolte le scarpe per riuscire a passare senza dover sporcarle. Ho quasi finito e direi che, a parte i dovuti ringraziamenti a quelli che hanno partecipato, diciamo che siamo all'inizio di una scoperta importante, ma vicino già al secondo ingresso abbiamo individuato un'altra cavità di 60-70 metri che però non ha materiale archeologico al suo interno, ma che ci fa sperare e pensare che nelle prossime campagne che faremo